osservando la partita Italia-Macedonia del Nord, partita di qualificazione mondiali del Qatar. Stiamo perdendo 0-1. Abbiamo subito il gol un minuto fa. Stiamo perdendo contro una squadra che era quotata 26. La vittoria di questa squadra è quotata 26, la nostra vittoria era quotata 1-10, quindi per i bookmakers noi stiamo giocando con una squadra di scarpe short e stiamo perdendo. Una ipotetica sconfitta, manco un minuto neanche, ci porta fuori i mondiali in Qatar. Raccontare la partita è superfluo, nel senso, il primo tempo abbiamo avuto tante occasioni, veramente abbiamo avuto tante. Non possiamo dire che non abbiamo avuto occasioni, abbiamo sbagliato tanto. Berardi ha sbagliato un gol fatto, un assist propiziato dal difensore della Macedonia, lì davanti al portiere. Sbagliato un gol fatto, tante altre occasioni sbagliate. E niente, aspettate. Niente. Niente. Partita ormai finita. Siamo fuori mondiali. Dopo aver vinto un europeo, siamo fuori i mondiali. Non siamo per nulla arrivati ai mondiali. Questo è il problema. Non ci siamo arrivati. Adesso fischierà l'arbitro, non ci qualifichiamo per i mondiali di giugno, perché ai playoff, siamo usciti con la Macedonia del Nord. Finita la partita, stanno festeggiando i giocatori. Ragazzi, io avrei, come posso dire, non dico neanche tanto accettato, ma avrei capito uscire con un Portogallo, una Turchia, un Portogallo, ma con la Macedonia del Nord, no, assolutamente no. È stata veramente una disfatta questa, una disfatta. Una disfatta di una squadra che si era illusa di aver vinto un europeo e quindi di entrare, come dire, facilmente di merito in un mondiale, e invece non siamo riusciti neanche ad approdare al mondiale. Abbiamo aspettato più di un mese per vedere questo scempio. Io credo che Mancini si ricorderà molto, molto, molto. Per tanto tempo si ricorderà questa partita. Un obbrobrio di partita. Non si può tollerare di non entrare a un mondiale perché allo scontro playoff, quindi allo scontro diretto, si perde con la Macedonia del Nord. No. Io credo che questi giocatori si dovranno fare un esame di coscienza. Tutti, io da interista posso dirvi anche Barella, si dovrà fare un esame di coscienza. Perdere con queste squadre vuol dire essere una squadra senza spina dorsale, senza nulla, senza grinta, senza nulla. Vedere le immagini di questi che festeggiano, di questa banda di scarpe sciolte che festeggiano un ipotetico ingresso ai mondiali, dovranno adesso fare la finale playoff, non so contro chi, se il Portogallo o la Turchia, ma vedere queste scarpe sciolte arrivare in finale playoff e eliminare noi l'Italia, una squadra che ha vinto tanti mondiali, una squadra che ha una storia incredibile nel calcio, che poi fa queste figuracce del cavolo, che poi poteva fare l'Italia, avrebbe potuto fare noi anche 148.000 tiri in porta, ma se non li metti dentro è sempre la figuraccia. È sempre una figuraccia che stai giocando contro una squadra di scarpe sciolte.
Vabbè, finita così, quindi sogni mondiali, sogni tutto finito, mondiali, quindi noi non saremo ai mondiali, assisteremo da casa ai mondiali, io non li guarderò per nulla, sinceramente. Niente, questo è il bel regalo che ci hanno fatto, sti grandi campioni, questi grandi campioni ci hanno fatto questo bel regalo stasera, giocatori strapagati che poi perdono una semifinale playoff contro la Macedonia del Nord e sicuramente adesso daranno le scuse, ma io le scuse di questi quattro gialtroni non le accetterò mai per una figuraccia simile. Questa è veramente una figuraccia simile, una figuraccia schifosa di merda e non le accetterò mai, mai. Finisce l'avventura pre-mondiale dell'Italia in una maniera brutta, una partita giocata sicuramente meglio ma inconcludente e niente, con un tiro in porta della 2-3, non so, 2-3 meno male, con due tiri in porta Macedonia si porta a casa la finale playoff e ci elimina, è finita. Complimenti a tutti, da Mancini ai giocatori, abbiamo giocato in casa e ci siamo fatti eliminare. Abbiamo giocato in casa contro la Macedonia del Nord e ci siamo fatti eliminare.